Carlo, ci siamo lasciati in un modo, adesso siamo completamente ribaltati. Cos'è successo in questi tempi supplementari? Mi sentite? Sì, benissimo. Sì. Perfetto. È salito in cattedra, sì, sì. Sono bastati praticamente 3-4 giocate del suo e due in particolare, un assist di Taco, che è una giocata monumentale su una ripartenza, davvero una giocata di quelli che si ricorderà, perché quelli di San Siro si ricordano sempre. Bellissima giocata. Tulle da Acerbi, palla consegnata a Andoie, che ha segnato lui, che non è abituato a segnare troppo, anzi questa è la grande critica, perché se fa questo passo questo ragazzo davvero sale anche lui di colpi. In generale una prestazione, abbiamo detto, la partita nel finale di gara dei 90 regolamentari forse meritava un po' di più, anzi sicuramente un po' di più, però il Bologna ha sempre giocato, ha sempre interpretato bene i momenti della partita, e quando c'era da colpire ha colpito. Certo, con Van Hooijdonk è una cosa, e con Zirkzee è tutto un altro orizzonte, tutto un altro panorama, ha cambiato totalmente la partita a questo ragazzo, e sta vivendo una stagione clamorosa, onestamente, davvero clamorosa, insomma, per tutti, anche gli amanti del calcio, a vedere queste giocate, e con questo, anche il modo di festeggiare che ha avuto dopo il 2-1 è stato clamoroso, molto sui generis, cioè un po' d'artista davvero, come lui, in questi capelli, questo modo di interpretare il calcio, davvero due grandi giocate. L'Inter esce dalla Coppa Italia, il Bologna va avanti, incontrava la Fiorentina. È stata una partita di calcio interessante, con 3-4 gemme, perché c'è stato anche da parte dell'olandese l'assist di Taco, certo l'uscita a vuoto di Audero, però bisogna andare a prendere quella palla lì e metterla in quel modo. Davvero due giocate, due perle, insomma, diciamo che il prezzo già era abbastanza alto, quello di Zizé, qui comincia a salire ancora di più, davvero. Sta limitando, Sì, tutto quello che abbiamo detto tante volte, no? La celebrazione che ha fatto di lui Nagelsmann ai tempi del Bayern di Monaco è totalmente meritata, insomma. Lo vediamo giocare con un'altra testa, però l'ultima parola qui a San Siro spetta sicuramente uno dei protagonisti, è quello che ha cambiato il Bologna, che è Thiago Motta. Sta mettendo una squadra con questo tipo di personalità, anche facendo giocare le seconde, se non le terze linee all'inizio. Davvero, davvero tanti applausi. Questo è un tecnico di altissimo livello. Abbiamo detto prima, ma è giusto chiudere qui da San Siro elogiando il suo lavoro, perché insomma, Coppa Italia, campionato, davvero sognano. E oggi c'era la nutrita presenza anche qua di bolognesi, si è fatta sentire, ecco, tutti molto soddisfatti. Sì. L'altra volta parlavamo anche di questo entusiasmo, di questo sogno che comincia a consumarsi anche ad occhi aperti. Deve essere bellissimo per la piazza poter vivere queste partite. Sì. Ho parlato anche con un paio di persone venute da Bologna, insomma, in città si respira qualcosa di diverso, ma si vede proprio la squadra che gioca con la personalità giusta. Puoi vincere, puoi perdere le partite, oggi poteva perdere, ha sbagliato rigore, Lautaro, ha avuto delle occasioni l'Inter, ma lo vedi che il Bologna gioca a calcio, ma anche quando ha perso punti, ci sono state 3-4 circostanze davvero sfortunate in campionato, se no poteva addirittura essere ancora più su. I grandi elogi. Per l'Inter una battuta d'arresto che alla fine ci sta, alla fine l'Inter ha obiettivi più importanti della Coppa Italia, poi questa partita comunque l'ha giocata bene, comunque ha giocato come doveva giocare, è stato poi impreciso sotto porta, le giocate di Zirkzee saranno quelle che si ricorderanno per questa serata. Assolutamente, tra l'altro stavamo osservando come sarà molto difficile far rientrare l'ego del ragazzo adesso, che già aveva certe tendenze. Ma vive di quello, non so se vedete sopra lo spicchio dei tifosi del Bologna. No, lontano non vediamo, però anche solo questo scorcio di San Siro è una meraviglia. Stadio più bello del mondo, alla fascia di chi vuole farne altri in altre località, più piccolo e più... Vabbè, questa è una polemica per altri giorni. Adesso qui però gli Stuart mi ha detto di togliere bisogna andare, bisogna andare. Grazie, Carlo. Meraviglia avere un intervento così dallo stadio, e ci seconda la chat che ti vedono veramente contento e carico, è bello vedere anche l'amore del calcio che proprio trasuda. Calcio, proprio calcio vero. Quelle giocate lì riconciliano. Meraviglia. La giocata rimarranno, insomma, nella storia recente sicuramente nel Bologna, perché soddisfazione davvero grande. Sono abituato a Baggio e signori, finalmente ci siamo. Alla grande. Quelle giocate lì sì, sono da giocatori di quel livello. Un saluto ragazzi. Grazie ciao, Carlo. Carlo, grazie. Ciao.